Allora, buongiorno a tutti. La volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo incominciato a parlare di coppie cinematiche, catene cinematiche e i meccanismi derivabili dalle catene cinematiche. Secondo l'approccio proposto da Franz Leleux, che consente appunto di affrontare la progettazione meccanica funzionale con un criterio trasversale per tutte le tipologie di macchine, a prescindere dalla funzione che le stesse macchine devono esplicare. Bene, andando un po' più nel dettaglio, andiamo a considerare la mobilità dei meccanismi derivabili da due catene cinematiche fondamentali costituite da quattro membri, vale a dire il quadrilatero articolato e il manovellismo di spinta, o più propriamente la catena cinematica 4R costituita da quattro punti eroidali e la catena cinematica 3RP che presenta una coppia prismatica. Bene, allora incominciamo con l'analizzare questa catena cinematica. E come detto è una catena cinematica 4R. Abbiamo già precisato che da questa possiamo tirare fuori quattro meccanismi a secondo del membro o del link che viene considerato telaio. Quindi avendo quattro link a disposizione abbiamo quattro possibilità, quindi quattro possibili meccanismi derivabili dalla stessa catena cinematica, come detto, composta in questo caso da quattro coppie eroidali. Bene, per poter parlare di mobilità facciamo riferimento ad una regola importante che deriva da Grashof e ci consente, note le dimensioni delle aste assegnate in maniera completamente arbitraria, di capire la tipologia di movimento che possiamo ottenere dai meccanismi derivabili da questa catena cinematica, ripeto, assegnata per il tramite della lunghezza delle aste. Ok? Bene, allora, questo criterio proposto da Grashof in realtà è basato sulle seguenti considerazioni. Allora, dato un quadrilatero articolato, andiamo ad individuare l'asta che ha la lunghezza più corta di tutte e quattro, va bene? In questo caso probabilmente questa, e la indico con S. S è l'iniziale della parola in inglese short, ok? Per anche memorizzare meglio la cosa. Dopodiché, sempre sullo stesso quadrilatero, andiamo ad individuare l'asta più lunga, ok? La più corta in assoluto, la più lunga in assoluto, tra le quattro naturalmente. Supponiamo che questa sia la più lunga, L sta per long, ok? O longest, quindi la più lunga. E poi abbiamo le altre due aste che hanno una lunghezza, che indichiamo con P e Q. Ok? Quindi questa è la prima operazione da fare nell'applicazione del criterio di Grashof. Allora, il criterio è basato sulla seguente disequazione: S più L, cioè la somma della più corta e la più lunga, l'andiamo a confrontare, e quindi può essere maggiore, uguale o minore della somma delle altre due, P più Q. Ora, nel caso in cui S più L è minore o uguale di P più Q, noi abbiamo una categoria di quadrilateri che sono noti come i quadrilateri di Grashof. Ok? Quindi, quadrilateri di Grashof. Se vogliamo
aggiungere uno schemino a questa disequazione, possiamo vederla in questo modo: più corto e più lungo, quindi SL è minore della somma degli altri due, quindi per esempio questo P e questo è Q. Quindi se immaginiamo di puntare il compasso in questo punto con apertura S più L, noi possiamo tracciare questo arco e su questa retta di riferimento naturalmente qui abbiamo la dimensione totale che è ovviamente uguale ad S più L. Se ora puntiamo il compasso in quest'altro punto con apertura Q, possiamo tracciare quest'altro arco fino ad intersecare la retta passante per il link di lunghezza P in questo punto e andiamo in questa maniera a mettere in evidenza il rispetto del criterio di Grashof per la distinzione dei quadrilateri appunto di Grashof. Quindi questa lunghezza è P più Q e come potete vedere ci troviamo nella situazione in cui S più L è minore di P più Q e quindi la situazione in cui è verificata questa disequazione. Naturalmente il caso di uguaglianza è un caso particolare cui prestiamo la dovuta attenzione tra poco. Nel momento in cui abbiamo capito di avere a che fare con dei quadrilateri di Grashof, perché rispettata questa condizione, qualora non fosse rispettata, e quindi qui non abbiamo minore o uguale ma abbiamo maggiore, abbiamo i quadrilateri non di Grashof. Ok? Ma per il momento analizziamo quelli appartenenti a questa categoria. Si possono verificare tre situazioni. Una situazione è quella in cui il lato più corto è collegato tramite la coppia rotoidale al telaio, ok? E quindi abbiamo una situazione di questo tipo, se mi metto nel caso, diciamo, più generale, no? Immaginiamo questa sia la catena cinematica, questo è il più corto. Quindi quando il telaio è questo, oppure anche questo, il che vale a dire che il lato più corto ha una cerniera fissa, che può essere questa o quella di sopra, una delle due naturalmente, in entrambi i casi noi otteniamo come meccanismo un meccanismo manovella bilanciera. Ok? Quindi abbiamo una situazione manovella bilanciere. Cosa vuol dire manovella bilanciera? Allora abbiamo un link manovella nel momento in cui i vincoli sono tali da consentire una pura rotazione totale del link stesso. Totale vuol dire di 360 gradi. Quindi se il link è capace di compiere una rotazione completa di 360 gradi, è una manovella. Quando invece i vincoli non lo consentono e quindi tale link è incapace di compiere una rotazione di 360 gradi, bensì ruota in un certo angolo limitato, no? Un po' come un tergicristallo, dovete immaginare, allora il comportamento è un comportamento da bilanciere. Bene. Nel momento in cui noi conosciamo le dimensioni delle aste e le indichiamo come detto e verifichiamo questa disequazione, ok? E S ha una cerniera fissa, questa o quella di sopra, va bene, perché se fossero vincolati tutte e due naturalmente non si muove, ok? Abbiamo una situazione manovella bilanciere. Allora facciamo, come al solito, uno schemino allegato per, immaginando di ritenere come telaio, per facilità di rappresentazione, quello di sotto, quindi questo rimane sempre il più corto,
ok? Manovella vuol dire che abbiamo una rotazione completa. In quest'altro caso, invece, nel membro di uscita di questo meccanismo abbiamo, per esempio, una situazione di questo tipo. Ok? Quindi manovella bilancier. Questo accade, ripeto, quando il lato più corto ha una cerniera fissa. Situazione numero 1. Andiamo a vedere la situazione numero 2. Nel caso 2 abbiamo che il lato più corto diventa telaio, no? Se il lato più corto è telaio, lo metto qui, quindi il lato più corto è telaio, va bene? Allora ci troviamo di fronte ad una situazione di un quadrilatero che presenta due manovelle. Ok? Doppia manovella. Quindi manovella, manovella. Immaginate di dover trasmettere il moto per il tramite di questo quadrilatero articolato. Qui abbiamo due rotazioni complete. Quindi, per esempio, rispetto ad una situazione che prevede l'utilizzo di ruote dentate, va bene? Normalmente abbiamo a che fare con ruote dentate circolari, ma non è detto, perché potremmo avere anche le ruote non circolari. Noi abbiamo un rapporto di trasmissione costante, va bene? Beh, questa è una soluzione diversa, che è basata su un sistema articolato piuttosto che sulle ruote dentate, che rappresentano delle coppie superiori, ok? Ma riusciamo a trasmettere il moto in maniera simile. Immaginate di avere qui due assi paralleli collegati tra di loro tramite un quadrilatero articolato e quindi tramite una biella. La differenza è che abbiamo in questo caso, per il quadrilatero, un rapporto di trasmissione variabile. Ok? Invece in questo caso potremmo immaginare di mettere il motore qui, in asse. Solitamente, almeno nell'utilizzo dei motori elettrici, si preferisce ovviamente collegarlo alla manovella, e riusciamo a trasformare un moto rotatorio continuo in un moto rotatorio alternativo, che presenta diverse applicazioni nella pratica. Ok? Bene, andiamo a vedere la terza situazione che può verificarsi. La terza situazione è che il lato più corto non è né link di input con una cerniera fissa, né telaio, bensì diventa biella. Se diventa biella vuol dire che è opposto al telaio, va bene? Quindi immaginate di avere una situazione di questo tipo. Questo è il telaio, il lato più corto, ripeto, è opposto al telaio. Bene, in questo caso, nonostante siamo nella categoria, nella classe dei quadrilateri di Grashof, va bene, abbiamo come risultato un doppio bilanciere. Ok? Doppio bilanciere vuol dire che entrambe le aste contigue al telaio esplicano un moto rotatorio incompleto, no? Incompleto vuol dire una frazione dell'angolo giro. Ok? Quindi qui ho bilanciere, bilanciere. Nel momento in cui S più L è maggiore di P più Q, da quella catena cinematica noi possiamo tirare fuori soltanto dei quadrilateri a doppio bilanciere. Ok?
Quindi se cerchiamo una manovella, come spesso accade, per i motivi che dicevo prima, perché sulla manovella andiamo a collegare spesso il motore, dobbiamo puntare sui quadrilateri di Grashof. Tenete conto che gli attuatori non necessariamente devono essere di natura elettrica, posso avere degli attuatori pneumatici o idraulici, tipo dei cilindri, e allora in tal caso il movimento è già di per sé non continuo, quindi come al solito dipende dall'applicazione. Bene, volevo ora andare a considerare, a spiegare questo discorso facendo una costruzione grafica, quindi immaginiamo di avere una catena cinematica 4R, no? Che sia per esempio fatta in questo modo, ovviamente il discorso è generale, vale per tutto. Immaginiamo che questo sia il telaio, ripeto, il discorso è valido in generale. Allora, per esempio, noi vogliamo capire meglio se questo quadrilatero è doppio bilanciere, manovella bilanciere, quello che è. Allora, possiamo fare questo ragionamento. Questa è una catena cinematica chiusa, ok? In forma come figura geometrica, una figura chiusa che è un quadrilatero. Immaginiamo però ora di tagliare qui, cioè di operare una sconnessione, smontiamo quella coppia rotoidale, ok? E la rendiamo libera. Quindi il quadrilatero si divide in due parti. Quindi sulla sinistra abbiamo i due link incenerati tra loro, che rappresentano una catena aperta di per sé, una catena aperta 2R. Immaginate tipo un manipolatore nel piano, 2R, 1, 2R, e dall'altra parte c'è un'asta incenerata a questa coppia rotoidale fissa. Va bene? Allora, detto questo, diciamo che ho una situazione 2R sulla sinistra, come dicevo, è un po' come il braccio, no? Anche se dovete vederlo nel piano verticale, situazione di questo tipo. E andiamo ad individuare, diciamo qui non si tratta di uno spazio perché è molto piano, nel caso dei manipolatori si parla di spazio di lavoro, che è una caratteristica importante nella scelta di un manipolatore robotico, e piano potremmo parlare, se volete, di area di lavoro, ok? Perché siamo limitati al piano. È chiaro che nel momento in cui ho un 2R piano di questo tipo, qual è la massima estensione? Questa, cioè più di questo non posso andare, giusto? Quindi al massimo ho il braccio in questo caso, ma che può essere schematizzato in quel modo, tutto steso, e al massimo fa tutto questo giro, ok? Benissimo. E noi andiamo a ragionare su questo. Quindi se noi puntiamo, mettiamo qui le lettere, allora questo è A0A, questo è B, questo è B0. Quindi se punto il compasso in A con apertura AB, io posso considerare questa situazione, ok? Cioè mi riporto questa circonferenza di centro A e di raggio AB, ok? Qual è la situazione, lasciatemi dire, di braccio tutto steso? Cioè quando A0A è allineato con AB, ovviamente questa qui, no? Quindi questa qui è la posizione estesa, e indico con B'. Ma c'è anche un'altra situazione, perché il braccio può essere tutto steso, ma può essere anche tutto piegato, giusto? E nel momento in cui è tutto piegato, io, no? Se qui ci fosse una cerniera, ma non è una cerniera, naturalmente, ok? Potrei fare tutto il giro lo stesso di 360 gradi, e l'estremo, che sarebbe il punto B sconnesso,
traccerebbe comunque una traiettoria circolare, cioè una circonferenza di centro a zero. Va bene? E qual è l'altra posizione con questo 2R tutto piegato? Tutto piegato, B va a finire qui, giusto? Quindi in questo caso si stende in questo modo, in quest'altro caso si ripiega su se stesso e questo qui diventa B secondo. Bene, nel momento in cui è tutto steso c'è comunque la cerniera a zero e quindi, come dicevo prima, può fare un giro completo di 360 gradi. Allora, se punto il compasso in A0 con l'apertura a 0 B', io posso tracciare una circonferenza che delimita il piano di lavoro ad un cerchio il cui perimetro è la circonferenza di raggio a 0 B', ovviamente. Cioè, più fuori di quello non posso andare per una questione di limiti geometrici. Quindi immaginiamo di puntare il compasso, come dicevo, in A0 con l'apertura a 0 B' e provo a tracciare questa circonferenza che è la circonferenza di centro a zero, va bene? Quindi sicuro fuori di questa circonferenza non ci posso andare. Continuo a parlare del 2R a sinistra, quindi di A0A a B. Ma non soltanto, perché io non posso raggiungere tutti i punti che stanno dentro questa circonferenza. Quelli fuori no, ma neanche tutti quelli che stanno dentro. Perché? Perché c'è un altro vincolo che abbiamo accennato prima, cioè quello che corrisponde alla configurazione completamente piegata. Quindi più che essere tutto piegato non posso fare. Ovviamente dipende dalla lunghezza delle aste, ma il ragionamento è valido in generale. Abbiamo detto che nella situazione tutto piegato io mi trovo in B secondo. Quindi ancora una volta vado a delimitare, diciamo, l'area di lavoro puntando il compasso in A0 con apertura a 0 B secondo e vado a tracciare quindi una seconda circonferenza. Ok? Eccola qui. Bene, abbiamo delimitato l'area di lavoro di questo manipolatore a catena aperta 2R piano, cioè l'estremo, il punto B, sempre immaginando qui la sconnessione naturalmente, può raggiungere qualsiasi punto all'interno di quest'anello. Non può andare fuori, ma non può andare neanche all'interno. Voi potete provare qualsiasi altra configurazione, qui dentro non ci potete andare, non ci arrivate. Ok? Ecco, immaginate questo concetto esteso a un manipolatore, per esempio antropomorfo, a struttura antropomorfa, antropomorfa perché prende come riferimento la struttura del corpo umano, anche lì, così come in tutte le altre strutture possibili, abbiamo uno spazio di lavoro. E quindi la scelta del robot fa riferimento a questo parametro importante, perché se io devo utilizzare il robot per fare una manipolazione è ovvio che devo fare in modo che la lunghezza delle aste del robot siano tali da raggiungere quelle posizioni, perché se non ci arriva naturalmente non mi serve a nulla. Quindi è un parametro importante. È ovvio che questo discorso viene esteso alla terza dimensione e quindi abbiamo uno spazio di lavoro, ma il concetto è assolutamente identico. Va bene? Quindi, come dicevo, qui abbiamo tutta quest'area, non la tratteggio tutta, ma ci siamo intesi, che riguarda tutto questo anello. Va bene? Quindi se noi, così, per curiosità, vogliamo tracciare una delle possibili configurazioni, allora sicuramente l'asta A0A è vincolata in A0, è un corpo rigido, quindi non può fare altro che ruotare, no? In questo modo. E quindi posso individuare una posizione qualsiasi, che può essere questa, ok? E
è una posizione qualsiasi relativa dell'asta AB rispetto ad A0A. Ok? Quindi questa ha una certa lunghezza e per esempio io posso raggiungere questo punto P. Ok? E così via per qualsiasi altro punto all'interno di questo anello. Bene, ritorniamo al quadrilatero. E il quadrilatero in realtà non è catena aperta, no? Non è catena aperta, ma è catena chiusa, quindi in realtà il punto B non è libero di muoversi, ma è vincolato a sua volta da un'altra asta, che sarebbe l'asta B0B, a ruotare intorno a B0. E allora cosa facciamo? Nessun problema, puntiamo il compasso in B0 con l'apertura B0B e tracciamo la circonferenza. Va bene? Quando andiamo a tracciare questa circonferenza, ok? Che rappresenta la traiettoria del punto B, e qui possiamo verificare come stanno le cose in collegamento con quanto affermato dalla regola di Grashof. E ci accorgiamo che se le dimensioni sono queste e se il disegno fosse fatto in scala preciso, praticamente questa traiettoria esce fuori 4 volte, no? O meglio, esce fuori in questo punto, qui naturalmente ci dovrebbe essere simmetria, il disegno non è perfetto, ma comunque questo è un altro punto di intersezione, qui esce fuori dall'anello nella parte interna, naturalmente per simmetria dovrebbero essere allineati rispetto all'asse orizzontale. Bene, queste sono le posizioni limiti dell'asta B0B, e quindi se questa circonferenza, cioè la traiettoria di B, fosse completamente contenuta nell'area di lavoro, diciamo, del manipolatore 2R, allora sarebbe una manovella, perché vuol dire che tutte le posizioni di B, vincolate questa volta dall'asta B0B, sarebbero, diciamo, accessibili anche con riferimento agli altri vincoli sulla sinistra, cioè ai vincoli dettati dalla presenza del 2R. Ok? Ma in questo caso particolare, in questo esempio, vedete che esce fuori. E quindi naturalmente cosa ne deduciamo? Che B0B è un bilanciere. Non può essere una manovella. Perché quando arriva, per esempio, in questa posizione, ci arriva B0B, o meglio, B0B, ma la lunghezza, la somma delle lunghezze delle aste A0A e AB non è tale da poter consentire il raggiungimento di quel punto, non ci arriva, ok? E quindi non ci va. Allora andiamo ad individuare queste posizioni limiti, e quindi abbiamo questa posizione e questa posizione. Quindi il bilanciere che caratterizza l'asta B0B oscilla in effetti in questo angolo. Va bene? Naturalmente per simmetria nella parte inferiore accade qualcosa di simile, no? Anzi, direi la stessa cosa in maniera speculare. Bene, questo è un modo per, diciamo, spiegare la regola di Grashof dal punto di vista grafico. Quindi abbiamo verificato che B0B è un bilanciere. Se volessimo verificare se A0A è un bilanciere o una manovella, dovremmo fare la stessa costruzione dall'altra parte, cioè il taglio che prima abbiamo operato qui, lo dobbiamo fare qui. E quindi il manipolatore 2R si trova sulla destra, cioè costituito da B0BA. E rifaccio lo stesso discorso.
Non è detto che venga la stessa cosa, anzi, non viene la stessa cosa. In questo caso è un altro bilanciere, va bene? Ma ovviamente l'approccio è trasversale e quindi se noi facciamo questa doppia costruzione grafica abbiamo modo di verificare se abbiamo doppia manovella, bilanciere, bilanciere oppure manovella, bilanciere. Ok? Fermo restando che rimane valida naturalmente la regola di Grashof. Bene, a questo proposito vorrei aggiungere ancora qualcosa, perché noi qui parliamo di questa disequazione, ma come vedete c'è anche un uguale, minore uguale. Sì, perché potrebbe capitare che la somma del lato più corto e quello più lungo risulti uguale alla somma degli altri due. Ok? Questo porta ad avere delle configurazioni singolari. Ok? Andiamo a vedere perché. Ce ne accorgiamo in sostanza anche qui, no? Perché qui abbiamo S più L che è minore, come vedete, di P più Q. Se fosse uguale, vorrebbe dire che da questa figura noi otteniamo una figura, per esempio, di questo tipo. Immaginiamo che questa sia P, questa è Q, e magari qui c'è S e questa è L. L'ho disegnato in questa maniera, in realtà sono tutte sovrapposte, perché S più L deve essere uguale a P più Q, ok? Queste cerniere sono tutte sovrapposte naturalmente, eh? Sarebbe più preciso questa metterla qui, no? Questa è la situazione, come dicevamo, di S più L che è uguale a P più Q. È una configurazione singolare. Perché singolare? Qui dedichiamo un minimo di attenzione a questa situazione che può verificarsi, abbastanza di frequente, non è una cosa così rara, va bene? Per esempio questo accade nei parallelogrammi articolati. Allora, se la catena cinematica del quadrilatero risulta in particolare un parallelogramma, quindi vuol dire che questi due lati sono uguali e paralleli tra loro, questi due sono uguali e paralleli tra loro, cioè la figura geometrica dall'assemblaggio delle aste è un parallelogramma. Ok? Quindi, supponiamo che questo sia il telaio, questo lo indichiamo con A0, A, B e B0. Allora, cogliamo l'occasione per fare anche qualche considerazione carattere cinematico, visto che insomma abbiamo dedicato del tempo a questo. Ecco, ci accorgiamo che se noi andassimo ad applicare il teorema di Charles, o se volete il teorema di Aaron Kennedy, risultato identico ovviamente, il centro di istantanea rotazione, se questo è 1, questo è 2, questo è 3, questo è 4, il centro di istantanea rotazione, poiché queste due normali sono parallele tra loro, si intersecano all'infinito, in un punto improprio, quindi il P, chiamiamolo 0, ma sarebbe il P3, va all'infinito. Col teorema di Kennedy, si vede banalmente dal teorema di Charles, col teorema di Kennedy naturalmente A coincide con il P2,3, A0 coincide con P2, P0 coincide con P4 e B coincide con il P3,4. Quindi col teorema di Kennedy che abbiamo visto l'altra volta, abbiamo che P0, che sarebbe il P3, è allineato con P2, P2,3, è allineato con P4, P3,4. Ovviamente il risultato è identico, va bene? Perché queste due condizioni di allineamento sarebbero queste, va bene? E quindi P0 sta all'infinito. Vabbè, questa non è una cosa stranissima, però colgo l'occasione per fare degli ulteriori commenti a riguardo. Immaginiamo di assegnare, essendo comunque il sistema ad un grado di libertà, perché è un quadrilatero, quindi abbiamo una velocità angolare omega 2 assegnata,
per esempio, e vi disegno immediatamente i vettori velocità. Questo è tangente alla traiettoria e anche questo naturalmente è tangente alla traiettoria, ma la cosa interessante è che questo vettore velocità è uguale a quest'altro. Infatti andiamo a ragionare, noi abbiamo che la nostra omega 0 sarebbe uguale alla velocità di A diviso P0A, ma P0A tende all'infinito, perché P0 sta all'infinito in quanto intersezione di due rette parallele. Se il denominatore va all'infinito, questo è uguale a 0, quindi vuol dire che la velocità angolare della biella 3 è uguale a 0. Ok? Se ora vado a scrivere il teorema di Galilei per quanto riguarda Galilei-Varignone, per quanto riguarda le velocità, io posso scrivere che la velocità di B è uguale alla velocità di A più quella di B rispetto ad A, cioè omega 0 vettore a B, giusto? Questa è la relazione generale che abbiamo dimostrato. Ma in questo caso omega 0 è uguale a 0, perché il centro di istantanea di rotazione sta all'infinito. Quindi questo termine non c'è. Se questo termine non c'è, questi due vettori di velocità sono uguali. Ma siccome A e B sono due punti generici del piano mobile, questo è vero sempre. Quindi cosa deduco? Che in quell'istante tutti i punti del piano mobile hanno lo stesso vettore velocità, non soltanto il modulo, ma anche direzione e verso, lo stesso vettore velocità. Questa è una caratteristica che vi ho già accennato, che riguarda gli atti di moto traslatori. Ok? Ma qui c'è di più. C'è di più perché? Perché quella configurazione è vera sempre nel caso del parallelogramma articolato. Se noi andiamo a considerare una situazione diversa, diversa vuol dire un'altra configurazione, quindi per esempio quando il quadrilatero si trova in questa posizione, come vedete, dove si trova il nuovo P0? Comunque all'infinito, in un'altra direzione, ma sempre all'infinito. Questo è vero per qualsiasi configurazione. Quindi cosa deduco? Che il centro di istantanea rotazione della biella di un parallelogramma articolato è sempre un punto improprio. Se è sempre un punto improprio, vuol dire che omega 0 è uguale a 0 sempre, non in una particolare configurazione. Ma se omega 0 è sempre uguale a 0, vuol dire che la biella non cambia di orientamento. Infatti, vedete, rimane sempre con lo stesso orientamento. Quindi ottengo non soltanto un atto di moto traslatorio, bensì un moto traslatorio, che è successione di atti di moto traslatori. Va bene? E allora a questo proposito possiamo fare un'ulteriore considerazione che riguarda le accelerazioni. Quindi le accelerazioni dal teorema di Wiwalds. Abbiamo che l'accelerazione di B è uguale all'accelerazione di A più, vediamola direttamente esplicitata, alfa vettore a B meno omega quadro a B. Ok? In generale. Scusate, ho messo omega, mettiamo omega 0 e alfa 0. Allora, omega 0 già so che è uguale a 0. Quindi questo termine non c'è. Ma come dicevo, omega 0 è uguale a 0 sempre. E siccome l'accelerazione angolare per i modi piani è la derivata della velocità angolare, se quella risulta sempre nulla, anche la derivata sarà sempre nulla. Quindi anche l'accelerazione angolare è uguale a 0. Quindi nel caso di moto traslatorio, non soltanto i vettori velocità sono uguali tra di loro, ma anche le accelerazioni di ogni punto sono uguali tra loro, vettorialmente. Ok? Questa è una proprietà molto importante che è legata ai moti traslatori. Bene, un'altra considerazione per quanto riguarda le traiettorie: quando abbiamo a che fare con un moto traslatorio, siccome
le accelerazioni e le velocità sono uguali per ogni punto, sono uguali anche le traiettorie. Le traiettorie di tutti i punti del piano mobile associato alla biella sono rappresentati alla stessa curva, cioè sono curve sovrapponibili, chiaramente traslate a secondo del punto che scelgo sul piano mobile, ma se facessi un gioco di sovrapposizione, queste coinciderebbero perfettamente. Quindi ogni punto ha la stessa traiettoria. Questo è un particolare moto traslatorio, un moto traslatorio a traiettoria circolare. Ma io posso avere un moto traslatorio a traiettoria rettilinea, che è quello più banale naturalmente, movimento di questo tipo, ma posso avere anche dei modi traslatori con traiettorie curvilinee scelte ad hoc, cosa che vedremo più avanti, come arrivare a progettare un meccanismo di questo tipo, che genera un modo traslatorio con traiettorie curvilinee. Bene, detto questo, ritorniamo a noi per quanto riguarda la mobilità. La mobilità, e quindi con riferimento al criterio di Grashof e in particolare all'analisi di questa situazione che si verifica proprio nel caso del parallelogramma articolato. Ok? Le due cose sono combinate. Perché? Qui c'è una configurazione, vi rifaccio il disegno qui per renderlo più comprensibile. Quindi io ho questa manovella e quindi raggiungo questa posizione e ho l'altra manovella della stessa lunghezza, ok? Quindi raggiungo una configurazione singolare di questo tipo, dove questo è A con 0, questo è B con 0, questo è A e questo è B, quindi questa è la traiettoria di questo punto e quest'altra è la traiettoria, no? Considerando le diverse configurazioni del parallelogramma, arrivo anche a questa, in cui tutte le aste sono allineate, proprio perché in questo caso si verifica che S più L è uguale a P più Q. Questa è una situazione singolare, perché se proviamo ad applicare il teorema di Chasles per trovare il centro di istantanea rotazione della biella. La biella è sempre questa qui, eh? Quindi questo qui è il membro 3, cioè la biella. Qual è il centro di istantanea rotazione? Cosa dovrei fare? Le normali alle traiettorie, giusto? Col teorema di Chasles, oppure applico il teorema di Kennedy, ma posso tentare di applicarli entrambi. E praticamente le due rette che per intersezione in un punto proprio e improprio individuano il centro di istantanea rotazione coincidono tra di loro, sono sovrapposte. E quindi nel momento in cui sono sovrapposte, qual è l'intersezione? Beh, tutti i punti della retta stessa, giusto? Otterrei questa soluzione, che non è una soluzione univoca, perché le due normali alla traiettoria di A e di B coincidono. E quindi ogni punto è buono, giusto? E allora quella è una configurazione singolare, di singolarità, va bene? Perché non so che cosa fa il meccanismo in quel punto. Perché tanto potrebbe continuare conservando la sua configurazione di parallelogramma e quindi superare quella situazione di singolarità, e tanto potrebbe spezzarsi e cambiare configurazione, quindi diventare da parallelogramma antiparallelogramma. Ok? Perché? Perché potrebbe succedere che questa asta continua, per esempio, a scendere giù nel verso, per esempio, della omega 2 orario, e quindi naturalmente qui ci troviamo la situazione di A con 1. E quindi anche il punto B potrebbe scendere giù, quello che chiaramente auspichiamo, ma non ce lo garantisce nessuno, e quindi otterrei questa configurazione. Quindi rimane il parallelogramma, ok? Ma potrebbe anche accadere che quest'asta in singolarità se ne va sopra, anziché andare sotto come dovrebbe. Ok? Immaginiamo per esempio che vada sopra, proprio per mettere in evidenza questo discorso, e
l'antiparallelogramma diventa questo. Quindi la lunghezza delle aste ovviamente è la stessa perché non ho cambiato niente, ma la situazione di singolarità viene superata, per esempio, anziché conservando la forma di parallelogramma, passando ad un antiparallelogramma. E la legge di moto è completamente diversa, perché ora il membro 3 c'ha un moto rototraslatorio, perché c'è un centro di istantanea rotazione, no? Se il disegno fosse preciso, sarebbe questo il centro di istantanea rotazione, un punto proprio, la velocità angolare non è più uguale a zero, cambia tutto, la legge di moto è completamente diversa. Eppure è lo stesso meccanismo, che quando raggiunge quella situazione, no? Può generare sia un antiparallelogramma che un parallelogramma. È ovvio che nelle applicazioni pratiche non ci possiamo fidare, no? Naturalmente. E allora colgo l'occasione per darvi anche una possibile soluzione che poi trova applicazione nella pratica. Mi viene in mente, per esempio, ad un giunto articolato, il giunto di Smith, che è basato proprio sull'utilizzo di parallelogrammi articolati. Ma la soluzione deriva proprio dalla conoscenza della cinematica, ok? Perché cosa possiamo fare per ovviare a questa situazione? Io ridisegno il parallelogramma articolato, naturalmente consapevole dei problemi che posso avere nella configurazione di singolarità, e quindi cerco di, diciamo, di superare questa situazione in modo tale da garantire un comportamento del meccanismo come desiderato, se per esempio ho bisogno appunto di generare un moto traslatorio. Un'applicazione per esempio di questo meccanismo è nel vaglio balistico per la separazione dei rifiuti, dove ci sono queste pale che saltano. Sostanzialmente si usa un parallelogramma articolato, ok? Bene, andiamo a vedere un po'. Allora, cosa posso fare? Io posso ragionare in questo modo: se io prendo un generico punto del piano mobile, cioè un punto di biella, metto così, ma potrebbe essere un qualsiasi altro punto, per quanto detto prima, dal punto di vista cinematico, la velocità di quel punto, chiamiamolo m, è uguale alla velocità di a e di b. L'accelerazione di m è uguale all'accelerazione di a e di b. La traiettoria di m è uguale alla traiettoria di a e di b, cioè un'altra circonferenza che ha lo stesso raggio. Ok? Potete divertirvi, non so, con i software come volete. Se fate muovere questo, il punto m traccia perfettamente una circonferenza. Tale circonferenza è una circonferenza dello stesso raggio ed è una curva sovrapponibile alla traiettoria tracciata da A e a quella tracciata da B, nonché a quella tracciata da tutti i punti del piano mobile. Perché? Perché abbiamo un moto traslatorio. Allora questo ragionamento ci aiuta, ci fa accendere la lampadina e dico, ma allora dove sta il centro di curvatura di M? Attenzione, no? Questa potrebbe essere anche una domandina d'esame, no? Dove sta il centro di curvatura di M? Allora uno comincia a pensare alla circonferenza, riflessi, Bouvier, Hartmann, tutte cose che abbiamo visto. In realtà qui il discorso è un po' più semplice perché il moto è traslatorio e dobbiamo ricordarci quanto appena detto, va bene? Quindi dove sta il centro di curvatura? Il centro di curvatura devo prendere la parallela ad A0A, che poi è anche parallela a B0B, in questo modo, ok? Abbiamo detto che le traiettorie sono uguali, in questo caso circonferenze, quindi il centro di curvatura, o meglio il raggio di curvatura, è lo stesso, giusto? Qual è il raggio di curvatura? A0A. Quindi A0A, stacco qui un segmento, questo sicuro è il centro di curvatura di M. Va bene? E risulta, per quanto detto, che A0A risulta uguale a B0B, che risulta uguale ad omega M.
Attenzione, lo devo posizionare dallo stesso lato, eh? Cioè se io metto omega m sopra, sto sbagliando, perché la traiettoria di m è questa, cioè questa circonferenza, non è quella di sopra. Osservazione forse banale, ma diciamo non diamo niente per scontato. Ok? Quella è la traiettoria di m. Quindi avrò questo vettore velocità di b, questo vettore velocità di a e analogamente tangente alla traiettoria, questa è la velocità di m, analogamente per le accelerazioni. Se ipotizziamo che la omega 2 sia costante, non è detto, potrebbe anche essere variabile, ma supponiamo che sia costante, il modo di A è circolare uniforme, quindi ho accelerazione puramente normale. Quindi se A ha questa accelerazione, che è puramente normale, che punta dritto verso il proprio centro di curvatura, che sarebbe a zero, lo stesso vettore accelerazione ce l'ho qui, questa è l'accelerazione di B, e ancora lo stesso vettore accelerazione di M è questo, a conferma di quanto detto per il tramite del teorema di Galilei Marignon e il teorema dei Ribbons. Quindi stiamo incrociando un po' le informazioni che derivano dalle proprietà del moto traslatorio con quelle più tecniche che derivano dall'esigenza di progettare un meccanismo che sia tale da superare appunto quella configurazione di singolarità che potrebbe crearci problemi. La soluzione non l'abbiamo ancora definita, ma cosa facciamo? Basta mettere una cerniera in M e un'altra cerniera nel proprio centro di curvatura. Questa però è una cerniera fissa, ok? Cioè introduco un'asta. Bene, introducendo quest'asta, e naturalmente se io vado a fare il conteggio dei gradi di libertà, no? Con la formula del Grubler, qualcosa è cambiato, perché ho introdotto un vincolo, ovviamente. Andiamo a vedere che cosa è cambiato. Quindi, se questo è 1, telaio, questo è 2, questo abbiamo detto che è 3, questo rimane 4, ho introdotto questo link, che naturalmente diventa 5. Ok? Andiamo a applicare la formula che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi n è uguale a 3 per n meno 1 meno 2l. H non c'è. Non ci sono coppie superiori, sono solo coppie inferiori. Quanti sono i membri in questo caso? Non sono più 4, sono 5. Quindi 3 per 5 meno 1, cioè 3 per 4, 12, meno 2L. L rappresenta il numero delle coppie inferiori. In questo caso sono solo rotoidali. Quante sono? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 per 6, 12 meno 12, 0. Allora attenzione, 0, aspetta. Allora se è 0 non si muove, quindi non è più un meccanismo, è una struttura. Ma noi vogliamo trasmettere il moto, non vogliamo realizzare una struttura, ok? O vogliamo generare delle traiettorie, dei movimenti, stiamo progettando una macchina, non una struttura. Bene. E allora qui esce 0, quindi un po' mi preoccupo. Bene, questa è una di quelle situazioni in cui abbiamo un vincolo, si dice, ridondante. Quindi è vero che noi abbiamo introdotto un vincolo e pertanto la formula del Grubler mi dice che questo è uguale a 0. Ok? Ma attenzione, perché quel vincolo è ridondante. Cosa vuol dire ridondante? Che asseconda il movimento, quindi è come se non ci fosse, ok? Perché un vincolo che asseconda il movimento in realtà non lo limita se lo asseconda, giusto? Si dice vincolo ridondante. Perché asseconda il movimento? È perché io sono andato a mettere un'asta che comunque consente la rotazione di M secondo la propria traiettoria, giusto? Bene, attenzione, perché questo non è che è sempre valido. La soluzione è quella, e quella deve essere, se voglio conservare il tipo di movimento della BL.
Perché uno potrebbe dire, vabbè, allora è sempre vero, io l'asta la metto qua. No, se la metto qui, sto mettendo un'asta che ha un raggio diverso dal raggio di curvatura, la cerchiera fissa è posizionata in un punto che non è il centro di curvatura, quindi quello non è un vincolo ridondante, quello è un vincolo vero e proprio. Ok? Tant'è vero che se andassimo a fare la verifica, in questo caso con un approccio diciamo più di strutturista, e a vedere se quella è una struttura iperstatica, isostatica o labile, diciamo la soluzione mi porterebbe a dire che non si muove. Perché? Perché se i vincoli del parallelogramma articolato impongono ad M di avere questa velocità e quindi di conseguenza quella traiettoria, io introduco un vincolo che viceversa impone ad M di seguire quest'altra traiettoria, e chiaramente M1 ne può seguire traiettoria, per cui non si muove più, d'accordo? Quindi attenzione, che quando parliamo di vincolo ridondante, nonostante venga fuori dal conteggio questo, conferma che c'è un vincolo in più, ma tale vincolo asseconda il movimento e pertanto non gioca come limitazione del movimento. Va bene? Bene, questo discorso ci fa comodo in questo caso, perché io ho un meccanismo sopravvincolato o overconstrained, come è noto nella letteratura anglosassone, ma conservo il movimento. Quindi questa situazione mi consente di superare appunto quella configurazione di singoletta. Ok? Perché se io vado a mettere quest'asta, naturalmente la situazione di singolarità viene naturalmente superata. Ok? Lo possiamo mettere ulteriormente in evidenza, quindi se disegno ancora questo come telaio, quando questo è a 0, questo è A, questo è B0 e questo abbiamo detto è B, quindi mi trovo in questa situazione che era quella di singolarità messa in evidenza prima. In questo caso cosa abbiamo? Abbiamo che qui c'è un punto M dove questa è la cerniera fissa, ok? E quindi la biella viene appunto guidata al fine di superare quella situazione di singolarità. Bene, a questo punto passiamo ad analizzare, sempre dal punto di vista della mobilità, un'altra catena cinematica che abbiamo già introdotto, che è appunto la 3RP, quella da cui si ricavano i manovellismi. Va bene? Allora, abbiamo un meccanismo di questo tipo, anzi scusate, una catena cinematica di questo tipo. Questo è tutto un pezzo. Allora, questa distanza tra questa cerniera e l'asse della guida la indico come eccentricità e rappresenta l'offset. Questa ha una lunghezza R e questa ha una lunghezza L. Sto parlando di 3RP. Questa è una catena cinematica a quattro membri che presenta una coppia prismatica. Bene, ora anche qui, a secondo del membro che vado a ritenere fisso, io ottengo un meccanismo diverso, con delle caratteristiche completamente diverse, però comunque deducibili dalla stessa catena cinematica. Questo mi consente di raggruppare, di avere una visione d'insieme notevole, no? Dal punto di vista pratico applicativo, grazie appunto all'approccio suggerito da Franzi. Bene, in particolare se vado a ritenere fisso questa guida, questo glifo,
abbiamo un manovellismo ordinario, che sarebbe quello più comunemente utilizzato, no? Per esempio nei motori a combustione interna, oppure nelle pompe o compressori a stantuffe. Ok? Questo qui è telaio e quindi ho un manovellismo ordinario. Manovellismo ordinario deviato se ho un'eccentricità diversa da zero, se E fosse uguale a zero diventa centrato. Quindi manovellismo ordinario centrato e ordinario deviato. Bene, noi in questo momento vogliamo fare delle considerazioni in merito alla mobilità dei manovellismi ordinari. Va bene? Poi vediamo gli altri meccanismi derivabili dalla stessa catena cinematica. Quindi, nel caso in cui l'eccentricità è uguale a zero, partiamo dal caso più semplice, come dicevo, abbiamo un manovellismo ordinario centrato. A noi interessa la mobilità e quindi si possono verificare due cose, perché se E è uguale a zero e questo è telaio, diciamo, le uniche due grandezze che devo andare a confrontare sono R e L, ovviamente, quindi R può essere maggiore, uguale o minore di L, giusto? Allora, se si verifica, per esempio, che R è minore di L, una prima situazione, ottengo in realtà il manovellismo classico, no? Che sarebbe questo. Naturalmente l'eccentricità è uguale a zero, per quanto detto, e quindi ho una situazione di questo genere. Questo è R e questo è L con R minore di L. È ovvio che in questo caso il membro A0A è una manovella. Quindi A0A è una manovella. Manovella perché naturalmente è consentita la rotazione completa della stessa. Va bene? Non è scontato, perché basta cambiare la lunghezza delle aste e questo non è più vero. Ok? Quindi andiamo a considerare la situazione numero 2. Immaginiamo che R sia maggiore di L. Se R è maggiore di L, io mi trovo davanti al manovellismo ordinario centrato, però fatto in questo modo. Questa è R, questa è L, quindi ho A0A. E capiamo subito che naturalmente il link a 0A non è più una manovella, bensì è un bilanciere. Ok? È un bilanciere perché se noi puntiamo il compasso in A0 e vado a tracciare questa traiettoria del punto A, causa dei vincoli dovuti alla lunghezza delle aste, e naturalmente questa arriva a un certo punto in questa posizione in cui l'asta AB risulta perpendicolare. Ok? E quindi l'asta A0A non può andare sopra, non può continuare a ruotare in senso, in questo caso, anti-orario. Questo rappresenta un limite, una configurazione di punto morto. Tant'è vero che nell'analisi cinematica, anche se ora ci stiamo preoccupando soprattutto della mobilità, è immediato capire che se questo è il punto A, questo è A1, ma A1 coincide con B con 0, perché la perpendicolare a questa e la perpendicolare è quest'altra, quindi questo coincide con P con 0 è centro di istantanea rotazione, polo di velocità, la velocità è uguale a 0, e quindi naturalmente l'asta A0 A1 in questa configurazione sta ferma in quell'istante, che se è uguale a 0 la velocità
e deve esserlo per forza perché coincide con pico 0, la velocità angolare di A0A è uguale a 0, giusto? E quindi è una configurazione di punto morto per quanto riguarda quest'asta, va bene? Quindi se io vado a considerare un'altra configurazione in cui il pistone si sposta ancora all'interno, per esempio qui, qual è la nuova posizione? Naturalmente questa lunghezza deve essere ancora rispettata, quindi diciamo che all'incirca abbiamo qualcosa di questo genere. E quindi scende, come vedete. Ok? Quindi praticamente risulta essere un bilanciere. Quindi A0A è un bilanciere. Ma attenzione, perché questo discorso vale soltanto nel caso particolare di offset uguale a 0, eccentricità uguale a 0, quindi manovellismo centrato, e questo è il caso più semplice. Noi invece vogliamo capire come stanno le cose nel caso più generale, quindi a tre parametri in cui è presente anche una eccentricità diversa da 0. Allora il discorso è leggermente più complicato, ma lo possiamo affrontare in questo modo. Ecco, immaginiamo appunto di riportare su un asse la lunghezza R, ok? Con riferimento a questa situazione, va bene? Quindi la situazione di riferimento ora è una eccentricità diversa da zero. Andiamo a riportare qui sopra la lunghezza L, che noi disponiamo di tre numeri, no? E, L, R. Riporto qui sopra la lunghezza L e qui vado a segnare L più E. L più E e di qua L meno E. Quindi possiamo distinguere tre campi. Possiamo distinguere questo campo in cui R è maggiore di L più E, quest'altro campo in cui R è minore di L meno E, ok? Naturalmente maggiore di 0, altrimenti non ha senso fisico. E poi c'è questo campo intermedio, va bene? Questo campo intermedio corrisponde a che cosa? Beh, insomma, è abbastanza semplice. R minore di L più E ed è maggiore di L meno E. Quindi abbiamo tre, no? Tre zone di valori e quindi possiamo appunto tenere a mente queste tre disequazioni che ci aiutano a capire dal punto di vista della mobilità che cosa otteniamo da questa catena cinematica che è quella di un manovellismo ordinario deviato. Va bene? Allora, siccome abbiamo a disposizione tre parametri, R, L ed E, può risultare conveniente una sorta di mappatura e quindi fa riferimento, piuttosto che a tre parametri, scendere a due. Ok? Lo possiamo fare perché possiamo esprimere gli altri due in funzione del terzo, senza cambiare le carte in tavola. Allora, andiamo a vedere, per esempio, la prima situazione. Per esempio, andiamo a vedere, allora, R minore di L meno E,
a partire da questo schemino che abbiamo appena fatto. Immaginiamo di andare a dividere per R primo e secondo membro della dissequazione. Se divido per R ottengo 1 minore di L su R meno E diviso R. E andiamo a definire E su R, lo indichiamo con psi, ed L su R lo indichiamo con fi maiuscolo. Come vi avevo preannunciato, passiamo da 3 parametri a 2. Ok? Allora, se vado a sviluppare leggermente, insomma, giusto per renderla più chiara, in particolare ad esplicitare fi in funzione di psi da questa disequazione, che cosa otteniamo? Otteniamo che fi è uguale, anzi scusate, fi è maggiore di 1 più psi, cioè ottengo questa. Sono passato da R minore di L meno E a fi maggiore di 1 più psi, giusto? Quindi sono a 2 parametri. Allora, in parallelo a questo discorso, andiamo a costruire, come preannunciato, una mappatura che dal punto di vista tecnico ci aiuta più rapidamente a capire, note che siano le lunghezze delle aste, in questo caso E, R ed L, a capire che cosa otteniamo. Va bene? Che tipologia di meccanismo viene fuori? Allora vado a fare un diagramma e funzione di psi, e abbiamo delle disequazioni, ma le disequazioni mi aiutano ad individuare dei campi, no? Su questo diagramma che ci apprestiamo a compilare. Allora, maggiore di 1 più psi, ma per definire il confine conviene mettere l'eguaglianza, no? Per definire il confine. Poi dal confine passiamo al campo, ok? Quindi noi abbiamo φ che è uguale ad 1 più, su quel diagramma è una retta, giusto? È una retta per psi uguale a 0, φ è uguale a 1, quindi vuol dire che tale retta passa per questo punto che è 1, e inoltre se questa è la variabile il coefficiente angolare è 1, ma il coefficiente angolare è la tangente dell'angolo di elevazione della retta, no? Quindi se è 1 è 45 gradi il coefficiente angolare. Giusto? Anzi, l'angolo, scusate. Quindi, qui a 45 gradi, riporto questa retta. Questa retta ha equazione φ che è uguale a 1 più psi. Siccome a noi interessa φ maggiore di 1 più psi, vuol dire che noi stiamo in questa zona qui, va bene? Questa diciamo che sarebbe la zona A della nostra mappatura. Fermo restando che quella zona corrisponde a cosa? A questa condizione, ovviamente. Ok? Ecco, vi faccio osservare che questa condizione per E uguale a 0 sarebbe R meno L, R minore di L. R minore di L vorrebbe dire manovella. Ok? Come caso particolare questo di quello lì. Questo è il caso più generale. Ma noi abbiamo considerato soltanto il primo campo. Andiamo a vedere gli altri con lo stesso approccio. Va bene? Ok. Allora, abbiamo quindi che questa è la zona A. Andiamo a considerare, per esempio, anzi, abbiamo quest'altra. E che cosa otteniamo? Vediamo un po'. Anzi, scusate, vediamo prima questa, che ci viene più facile. Allora, R maggiore di L più E. Questa è l'altra condizione. Divido per R, ho 1 maggiore di L su R più E su R, e quindi questa diventa φ, che è
minore di 1 meno psi. Psi è minore di 1 meno psi. Bene. Immaginando come al solito che diciamo che siamo interessati al confine e quindi consideriamo l'eguaglianza, che cosa abbiamo? Abbiamo che per psi uguale a 0 questa ancora passa per questo punto, giusto? Che è uguale a 1 come eguaglianza, ma il coefficiente angolare è meno 1. Quindi se è meno 1 vuol dire che la retta è inclinata di meno 45 gradi. Inclinata di meno 45 gradi vuol dire che è perpendicolare a questa. Quindi io ottengo questa retta. Ok? Quindi questa retta ha equazione phi uguale a 1 meno psi. Va bene? Naturalmente questo punto di intersezione è ancora 1. Essendo inclinata di meno 45. Va bene? Perché per psi uguale a 0, è uguale a 1. Ok. Quindi ci troviamo in questo campo. Questo campo lo indichiamo come vogliamo, ma lo indichiamo con C. Questo è C. Abbiamo preso quindi i valori esterni a questo intervallo che va da L meno E ad L più E. Andiamo avanti e andiamo a considerare la situazione intermedia. Però dobbiamo tener conto di una situazione limite. E la situazione limite è la seguente, cioè potrebbe capitare che l'eccentricità risulti maggiore di L più R. Allora, in questa situazione diciamo che il meccanismo non è assemblabile. Perché? Perché se io ho questa che è R e questa è L nella situazione massima tutto steso, va bene? Anzi, questo non ce lo rappresentiamo, e ho una eccentricità che è superiore a questa, ok? Nel rispetto di questa diseguaglianza che è maggiore di L più R, quindi questa distanza è L più R, che è minore di E. Come vedete non riesco ad assemblare, è corto, va bene? Io il massimo che posso fare è metterlo tutto allungato, no? Cioè mettere R e L allineati. Ma nonostante tutto, se la somma di R più L è minore di E, non riesco ad assemblare. Quindi noi dobbiamo evitare questa situazione. Quindi su questa mappa non soltanto mi interessano le zone che mi caratterizzano il meccanismo, ma devo eliminare quelle zone che corrispondono a soluzioni non assemblabili proprio del meccanismo stesso. E allora, con riferimento a questa situazione, anche qui posso dividere per R come fatto prima e ottengo che cosa? Allora, questo è phi più 1 che è minore di psi. Quindi se parliamo della retta che corrisponde a questa,
io ottengo che sia uguale semplicemente a psi meno 1. Quindi per psi uguale a 0, fi è uguale a meno 1. Meno 1 vuol dire che sto qui sotto, va bene? Sto qui sotto, questo è meno 1. E poi il coefficiente angolare, come vedete, è ancora 1. Quindi la retta è ancora inclinata di 45 gradi. Quindi il morale della favola, l'equazione di questa retta, questa è l'equazione di questa retta che vado a rappresentare. Il coefficiente angolare è lo stesso, quindi queste devono essere parallele tra loro. Ok? Quindi questa retta deve essere parallela a questa, ovviamente. Questo rappresenta il confine, ma qui abbiamo che, esplicitando rispetto a φ, che φ è minore di psi meno 1. Questa condizione qui è la condizione di non assemblabilità. Ok? Quindi questa zona va eliminata, cioè non corrisponde ad una soluzione fisica del problema. Ok? Per quanto abbiamo appena detto, perché riporterebbe che R più L è minore dell'eccentricità. Va bene? Allora, che cosa è che rimane? Dobbiamo andare a considerare l'altra situazione. L'altra situazione è questo campo qui intermedio che andiamo quindi a rappresentare. Quindi abbiamo L meno E che è minore di R che è minore di L più E. Se anche qui considero separatamente queste due cose, quindi ho che R deve essere maggiore di L meno E e R deve essere minore di L più E. Ok? Se divido per R ottengo 1 maggiore di T meno psi e qui 1 minore di T più psi. Esplicitando entrambe ottengo che T è minore di 1 più psi e ancora che T deve essere maggiore di 1 meno morale della favola, io mi trovo in questa zona. Questa zona qua è la zona B che è caratterizzata appunto da queste disequazioni. Ok? Vedete? Fi maggiore di 1 più psi, sto nella zona A. Fi minore di 1 più psi, quindi vuol dire che se io mi metto per esempio qui, vuol dire che è verificata questa e sto nel campo A. Se io mi trovo al di sotto di questo limite, quindi è verificata questa, io vado giù, ok? Ma attenzione, non devo andare troppo giù, non devo, quello che viene fuori, non devo se voglio rimanere nel campo B, devo rimanere qui e quindi deve risultare in contemporanea che φ deve essere maggiore di 1 meno psi. Tant'è vero che φ minore di 1 meno psi mi porterebbe nel campo C. Ok? Questo discorso è molto utile perché a partire dalla conoscenza di E, R ed L e avendo introdotto questi due parametri, φ e ψ, questo diagramma si ricava facilmente, sono delle rette, e io riesco a caratterizzare il tipo di meccanismo
il tipo di meccanismo che viene fuori. Bene, questo per quanto riguarda i manovellismi ordinari centrati, sono un caso particolare di questo, manovellismi ordinari nel caso più generale. Ma come abbiamo accennato dalla stessa catena cinematica, noi possiamo tirare fuori quattro possibili meccanismi, ok? È uno quando fissiamo questo e abbiamo i manovellismi ordinari che abbiamo appena trattato, ma si possono verificare delle situazioni diverse. Ecco, allora possiamo incominciare con ritrattare la situazione in cui andiamo a considerare telaio questo membro. Quindi questo membro qui non è più telaio, il manovellismo diventa non ordinario, questo diventa un glifo. Solitamente quando abbiamo a che fare con i glifi, sono dei glifi centrati, quindi con un offset uguale a zero, quindi per E uguale a zero ottengo quindi in questo caso dei manovellismi non ordinari, ok? Manovellismi non ordinari fissando questo membro, ok? Non il glifo. In particolare andiamo a considerare i casi con E uguale a zero, che sono quelli più frequenti nelle applicazioni, perché vengono fuori due meccanismi molto utili nel campo della meccanica, dell'ingegneria meccanica, e sono il meccanismo a glifo rotante e a glifo oscillante. Ok? Allora, se lo disegniamo in questo modo, forse ci torna più familiare, perché questo che vi sto disegnando è un meccanismo a glifo oscillante, dove questo qui è il telaio, quindi questo è A0, questo è A e questo è B0, ok? Questo è glifo oscillante, e ciò si verifica quando, essendo questo R e questa distanza L, quando praticamente R è minore di L. Perché oscillante? Perché qui possiamo andare a tracciare la traiettoria del punto A, che solitamente viene assunta come manovella, perché è una manovella, e quindi solitamente si mette l'attuatore in collegamento sull'asta a 0A, e se tracciamo questa circonferenza, come vedete, tutte le configurazioni sono possibili. Quindi ho a che fare appunto con una manovella, ma che presenta due configurazioni estreme. Quindi l'asta 0A è una manovella, ma il glifo invece è oscillante, perché si comporta da bilanciere. Questo può essere facilmente compreso se andiamo a considerare dal punto B0 la tangente a questa circonferenza, ok, su questo lato, e analogamente la tangente alla stessa circonferenza dall'altra parte. È naturale che questa è la perpendicolare che individua il punto di tangenza, e analogamente di qua ho la perpendicolare che individua quest'altro punto di tangenza. Naturalmente, per simmetria, questi devono essere anche allineati. Quelle sono le posizioni estreme. Quindi, mentre la manovella ruota di 360 gradi, il glifo oscilla. Ok? Tant'è vero che abbiamo un meccanismo a glifo oscillante.
Questo presenta delle applicazioni interessanti nelle macchine utensili, okay? Per esempio nella guida di Firebile, che viene utilizzata come meccanismo di comando della limatrice, abbiamo una situazione di questo genere. O meglio, in generale viene utilizzato in quelle macchine utensili con quei meccanismi a rapido ritorno, ok? Quick return mechanisms sono noti in questo modo, a rapido ritorno. Poi spieghiamo perché dal punto di vista applicativo. Per il momento ci soffermiamo alle caratteristiche, diciamo, di mobilità del meccanismo stesso. Allora, per concludere, vi faccio lo schema anche del meccanismo a glifo rotante, e si ottiene dallo stesso meccanismo, la stessa catena cinematica, va bene? Però nel caso in cui R è maggiore di L. Allora, se R è maggiore di L, accade questo. Questo è il telaio, di 0 a 0 a, e quindi questo qui diventa il nostro ok. Se andiamo a tracciare la traiettoria del punto A centrando il compasso in A con 0, otteniamo in sostanza una circonferenza di questo tipo. Come vedete, questa circonferenza va oltre la cerniera fissa B con 0 e quindi naturalmente ho un glifo rotante. Ok? Situazione di R maggiore di L. Questo è R e questo è R. Quindi semplicemente cambiando la lunghezza delle aste, come vedete, otteniamo dei meccanismi completamente diversi con delle caratteristiche completamente diverse. Il glifo oscillante e il glifo rotante. Va bene, ci fermiamo qui.